La cosa della terra piatta è qualcosa in cui credi veramente? Beh, è importante? Sì. Per cosa? Cosa c'è di importante in questo? Perché tu hai milioni di fans. Sì, li ho anche nelle tasche. Che cos'è che vuoi tirar fuori? La terra piatta? Ci stai chiedendo ancora questo? Infatti, è una notizia che sta girando ovunque, te lo posso mostrare. Mostrare cosa? Ridicolo. Ci sono un sacco di persone, è un fenomeno dei social. Dovunque ne parlano che il mondo è piatto, ed è già abbastanza ridicolizzato. Nuovamente, tu hai molti e molti fans che ti ascoltano. Beh, ha effetto su di loro? Potrebbe. Va bene, non so. Questo non ha rilevanza nella mia vita. Sta di fatto che anche una conversazione così può essere ridicolizzata. In questo momento il fatto di parlare di questa notizia la fa diventare ridicola. Non stai scherzando, vero? No, quello che intendo è che si tratta di un punto. Cioè, questa può essere una notizia vera. Perché succede che molti portano avanti il discorso che il mondo è piatto. E questo mi porta a fare un sacco di domande su cosa succede nel mondo. Cosa succede veramente. Sai che penso? Che se tu vuoi sapere di me, mi può andar bene. Ma il fatto che tu voglia sapere le mie cose personali, per me è ridicolo. Guarda che siamo in grado di arrivare a quello che sei a un certo punto. Ma questo è qualcosa in cui credi? È un problema? Voglio dire, perché me lo chiedi? È un problema per te se io penso che la Terra è piatta? O se penso che il mondo è rotondo? O si tratta solo del fatto che siamo qui seduti e mi fai alcune domande per sapere se penso che il mondo è piatto? Tu hai detto questo. Questo è quello che importa, perché tutti vogliono sapere a cosa credi. Credo in quello che credo, ok? Quello che penso, se il mondo è piatto o tondo, io credo quello che credo. È interessante. Penso che le persone debbano fare le proprie ricerche. Quello che io credo possono anche gettarlo via. Io penso quello che penso, ma è interessante che le persone lo scoprano da sole. Tu hai visto le fotografie del pianeta, giusto? Del cerchio? Sì, ho visto un sacco di cose. Credo di aver ricevuto dal sistema educativo l'idea che il mondo è rotondo. E credo che questo sia completamente falso, ma non mi interessa. Le cose mie me le tengo per me. Onore ad un campione che ha tutto da perdere ad esporsi anche poco su un tema che mette in gioco tutto il nostro mondo di valori. Ad uno sprovveduto che mi chiedesse se la Terra è piatta, risponderei con le sue stesse armi, chiedendo per lui che forma ha la Terra. Saprei così di averlo chiuso nella sua trappola. Se rispondesse è una sfera, avrei da obiettare che la scienza non parla di sfera, ma di solido oblato irregolare, ovvero una figura non riconducibile ad alcuna forma geometrica e pertanto nominata con una tautologia geoide, cioè terra a forma di terra. Pensate un po' dove può arrivare l'inganno del linguaggio. Se mi rispondesse è un geoide, avrei da obiettare che nelle foto dalla Luna, nelle immagini dalla navicella IS, nelle immagini dal satellite, si mostra sempre una sfera perfetta, salvo poi sentirci dire, da loro stessi, che tutte queste immagini sono elaborazioni grafiche. È sì Photoshop, ma deve esserlo. E perché deve esserlo? Nel 2017 non sono in grado di mostrarci immagini genuine del nostro habitat? Questo video è dedicato a tutte le mamme che donano un mappamondo al proprio figlio. Sappiate che non gli state mettendo in mano il mondo, ma un dogma che sarà la mappa del suo credo, non del suo pensiero.